Ecco adesso. Dai. Ciao, è una piccola locomotiva. Il tuo passatempo preferito è scorazzare per sogo. Quando si è fidato carrozze, egli è Clarabel. Egli trasporta solo passeggeri, mentre Clarabel è divisa in due scoppati vetri. Uno è per i bagagli e per il capocrego, l'altro è per i passeggeri. Il capocrego è una persona molto importante, perché deve controllare che sul crego si accuccò per il verso giusto e che non ci siano litigi o conflitti. Tudu! Un giorno Cova aveva un appuntamento con Harry. Naturalmente quello era in ritardo. Cova aspettava e aspettava, ma di Harry neanche l'ombra. Finalmente Harry arrivò. Sei in ritardo, lo saluto Coras. Oh, la mia caldaia si è rotta. Sai, non so nemmeno come sono riuscito ad arrivare fin qui. Sono sfinito. Beh, se un vano come ti fa troppo grassa, devi fare un po' di movimento. Harry portava con sé due carrozze. I passeggeri a bordo di Harry scesero e salirono su Eddie e Clarabel. Ci si vede figura? Ciao! E se ne andò via. Purtroppo non si era accorto che aveva lasciato a terra il capocrego ed era ormai lontana. Aspetta! Gli urlava il capocrego, ma come ho già detto, era ormai lontano e non sentiva. Tutù! E gli Clarabel cercarono di intervenire per convincere Coras a pensare prima o poi che il capocrego non c'era. Abbiamo dimenticato il capocrego. Anche Clarabel si ingrossando cercò di intervenire. Abbiamo lasciato giù il capocrego, ma Coras non sentiva, era talmente preso dall'emozione di arrivare in tempo che a un certo punto dovette dire addio alla sua emozione, perché un segnale stava lì con un bello rosso. Coras dovette aspettare che il segnale diventasse verde, ma quello non diventava verde, anzi rimaneva sempre rosso. Finché a un tratto una figura minuta si incravi, come che si dice gravedere al passato remoto? Gravide. Ah, grazie. Si gravide in lontananza. Era il capocrego. Era trafelato. Cercò di riprendere un po' di fiato e bevve un sorso d'acqua. Prima con Coras, che non aveva parole, non sapeva cosa dire. Oh, mi dispiace tanto, signore, ma cercherò di recuperare il tempo perduto. Forza, salti a bordo, disse. Franco, corriamo, siamo in ritardo. Più veloci. Arrivarono a destinazione giusto in tempo, a bruciapelo. Tutti esultarono e da quel giorno in poi Coras non dimenticò mai più il capotreno con i piedi a terra.